Il riassetto dei servizi per migliorare l'assistenza in ospedale. È stato questo il tema di un importante workshop organizzato dalla Direzione Sanitaria e la Federconsumatori che si è svolto presso l'auditorium del Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese, a cui hanno partecipato la Federconsumatori di Caserta, il Tribunale del Malato, l'AVO, Associazione di Volontariato, e il direttore sanitario del Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese, il direttore Roberto Capitani, che abbiamo sentito al margine dei lavori. Direttore, la finalità della giornata di oggi, da dove nasce l'esigenza di questo workshop? Dunque, innanzitutto abbiamo delle associazioni di volontariato che qui non sono organizzate. Alcune hanno una convenzione con l'ASL, alcune no. Quindi è importante che per lavorare e dare un risultato, porci obiettivi dentro una struttura ospedaliera, la gente sappia che non si deve pestare i piedi, tra virgolette, e ottenere, diciamo, quello che è un vantaggio e ottenere una sufficiente collaborazione o cooperazione per ottenere un risultato utile per la gente. Quando si lascia le cose così, abbandonate alla volontà alla buona volontà dei singoli, in genere non si tiene conto di quelli che sono i reali problemi della gente. Oggi, per esempio, l'assistenza medica è un'assistenza di comunità, è un'assistenza dove bisogna puntare direttamente sull'autoaiuto delle persone e sulla capacità di farsi carico dei problemi. Quindi io ringrazio in particolare la Federconsumatori che si è proposta in particolare per questo workshop e quindi serve a recepire le istanze degli altri, sapere cosa vuole la gente. Se voi domandate alla gente che cosa vuole da una struttura ospedaliera, in genere non lo sa. Quello che deve pretendere, quello che deve avere, in genere ha una, diciamo, non vorrei dire politica, ma forse è più appropriato dire politica, ha una politica da bar, cioè da inciuci, da chiacchiere, da cose, senza entrare nel merito di quello di cui ha bisogno, del risultato che vuole avere da una struttura ospedaliera. Ecco, quindi cosa si può fare? Quello che si può fare innanzitutto è recuperare il concetto che stava nel 833 di globalità delle cure. I servizi sociali, l'integrazione tra servizi sociali e sanitari è importante, è già prevista nella 833 del 78, ma nessuno ha avuto sufficiente fantasia e volontà per applicarlo. Soprattutto non ha avuto professionalità. Quindi ci sono mancate sia le figure professionali, ma la capacità di intendere che cosa significa. Per esempio, gli effetti dell'assistenza alla persona. Sono una persona, un Alzheimer, che viene accompagnato per vedere tutti i giorni la televisione o farsi una partita a carte, cosa, ha un indice di degrado delle sue capacità mentali molto più lento e qualche volta addirittura recupera. Noi abbiamo fatto qui un articolo su una sperimentazione che si è condotta da Rife sui pazienti psichiatrici con cui alcune persone addirittura cominciavano a dire beh, non mi va di sentire in pratica, non mi va di farmi vedere troppo matto. E voleva in qualche maniera uscire da quello che è il suo ghetto mentale. Infine abbiamo sentito la dottoressa Antonella Mazzarella della Federconsumatori, molto sensibile a questo tema, che ci ha detto: dottoressa, le proposte che arrivano più frequentemente ai vostri tavoli da parte dell'utenza?
Allora, la Federconsumatori come associazione di promozione sociale è presente sul territorio nazionale da ormai più di 20 anni, quindi ha un'esperienza consolidata in materia soprattutto di tutela dei consumatori, ma soprattutto di tutela dei diritti delle persone in generale. Siamo presenti sul territorio di Caiazzo e anche dell'Alto Casertano da più di 10 anni, quindi la nostra esperienza diciamo che è consolidata e sono tantissime le esigenze che le persone, quindi delle persone che ci chiedono quindi il loro intervento. Molte ovviamente sono le utenze diciamo domestiche e prevalentemente quindi la nostra occupazione, però ultimamente stiamo sempre maggiormente riscontrando l'esigenza delle persone di avere un'assistenza molto più ampia, quindi si stanno sempre più ampliando le esigenze e molte persone non sono a conoscenza di quelli che sono i loro diritti fondamentali, quindi diritto alla persona, e anche in materia sanitaria stiamo avendo riscontro delle difficoltà delle persone di voler conoscere quelli che sono i loro diritti, e da questo quindi nasce questa nostra collaborazione con l'ospedale Piedimonte Matese, che grazie alla disponibilità della direzione sanitaria in modo particolare del dottore Capitani abbiamo quindi stipulato questo un accordo, quindi una collaborazione che abbiamo intenzione quindi di intensificare con la nostra presenza settimanale, periodica presso l'ospedale, dove potremo praticamente tramite un nostro punto informativo informare le persone di quelli che sono i loro diritti, non solo in materia prettamente quindi sanitaria, ma anche fare da tramite e per la risoluzione di quelle che sono le problematiche che poi le persone ci riscontreranno nel concreto. Quindi lei pensa che si possa giungere ad una soluzione di queste tematiche? Sicuramente, la nostra politica è quella della tutela dei diritti dei consumatori e dei cittadini, quindi il dialogo, quello che è la nostra esperienza, dal nostro background che deriva da diversi anni di esperienza sul campo, fa constatare che il dialogo è la cosa fondamentale per la risoluzione delle problematiche concrete delle persone, e lo abbiamo riscontrato sul campo, quindi ripeto, con la nostra attività soprattutto di sportelli, ma anche di informazione e di formazione, perché noi siamo presenti. Saremo presenti quindi da questa settimana presso l'ospedale, ma siamo presenti anche presso le scuole dove periodicamente facciamo incontri con i ragazzi, con i giovani, per informarli di quelli che sono i diritti e per formare le future generazioni di consumatori consapevoli e coscienti di quello che potranno quindi usufruire come diritti. E da Piedimonte Matese è tutto. Valentina Monte per Italia News 24.net.